Unibo Launchpad è il primo programma italiano di accelerazione imprenditoriale completamente dedicato al mondo della ricerca accademica. È un programma ideato dall'Università di Bologna in collaborazione con l'Istituto Italiano di Imprenditorialità e destinato al mondo dei giovani ricercatori. Dunque dottorandi, assegnisti, postdoc, ragazzi che hanno due caratteristiche fondamentali. Un'idea che spesso nasce da percorsi di ricerca pluriennali con interessanti prospettive applicative e soprattutto una forte motivazione a misurarsi in un percorso di trasferimento tecnologico ambizioso, sfidante, che nei casi più promettenti può portarli negli Stati Uniti. Nel corso di 10 settimane i ragazzi selezionati hanno l'opportunità di lavorare gomito a gomito con un pool di mentori molto qualificati, manager, imprenditori, professionisti del capitale di rischio, docenti, con l'obiettivo di mettere a punto la propria idea di business e di trasformarla in un progetto imprenditoriale concreto. I team giudicati più meritevoli hanno poi l'opportunità di continuare questo percorso di accelerazione in Silicon Valley. È un bene che esistano queste iniziative, perché all'interno dei nostri atenei, non soltanto dell'Università Bolognese, esistono moltissime ricerche, moltissimi ricercatori che investono nello sviluppo di nuova conoscenza, nuove competenze, e molto spesso parliamo di ricerche che sono di frontiera, e molto spesso i risultati di queste ricerche rimangono nei cassetti delle scrivanie dei ricercatori che li hanno generati. Ciao, mi chiamo Marco e faccio parte di HK Horticultural Knowledge. La nostra startup si occupa di fare un servizio di frutticoltura di precisione per aumentare la redditività dei frutti. E abbiamo partecipato al Launchpad, abbiamo passato la prima selezione, siamo molto contenti di essere arrivati fino qua, perché è stato un percorso formativo molto importante, ci ha dato la possibilità di conoscere un sacco di persone influenti, persone che hanno già fatto impresa o che comunque hanno a che fare con l'ambiente imprenditoriale, e dalle quali abbiamo avuto un sacco di consigli importanti per ridurre i tempi morti, diciamo i tempi persi, e per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo imprenditoriale in meno tempo e con più probabilità di successo. Sono Alessandro Pastore, da 10 anni mi sono recato a Cambridge nel Regno Unito, dove ho fondato una startup spin-off dell'Università di Cambridge, attiva nello sviluppo di una nuova tecnologia meno costosa e più performante per il freddo. Nel corso di questi ultimi 10 anni mi è capitato molto spesso di dare una mano in modo informale a ricercatori, scienziati che, avendo conseguito un dottorato di ricerca come io ho fatto nella mia giovinezza, chiedevano qualche indicazione su cosa significasse essere imprenditore di un'idea innovativa, e nel progetto Unibo Launchpad ho trovato un progetto che pienamente risponde in maniera programmatica e istituzionale a questo bisogno che siamo andati ad intercettare in un grande ateneo come quello dell'Università di Bologna. È stato un grande piacere lavorare nella commissione di selezione dei 19 progetti della prima edizione, anche se è stato molto massacrante, ed è stato ancora più piacevole osservare come 10 settimane di formazione imprenditoriale abbiano, speriamo, trasformato e dato coraggio verso il trasferimento della conoscenza da scientifica nei laboratori a un'idea di business che possa portare ricchezza verso il territorio e mettere a valore competenze, anni di studio opportunamente, come succede in tutto il resto del mondo. Sono Sara Roversi, sono un imprenditore, sono di Bologna e ho deciso di supportare Launchpad perché penso che sia un programma veramente interessante per la sua efficacia. È interessante perché è andata a pescare delle eccellenze, delle idee, dei prototipi, dei,
dei brevetti che magari erano nascosti nei cassetti dell'università o che comunque per anni hanno avuto persone che si sono dedicate alla ricerca per portarli a galla, e penso che ne valga proprio la pena, che in Italia adesso vediamo questo grande movimento delle start-up portarci applicazioni o comunque progetti molto, molto leggeri che hanno, non hanno delle fondamenta come questi progetti invece hanno, e quindi penso che sia stato fatto un lavoro incredibile e che sia solo l'inizio, perché come questi probabilmente ce ne sono tantissimi altri di progetti che vanno scoperti, che vanno portati direttamente nelle mani delle imprese e degli imprenditori. Spero che questo progetto vada avanti e penso proprio che ne valga la pena. Salve a tutti, sono Remo Malagnino, un dottorando in ingegneria agraria che ha partecipato alla prima edizione di Unibo Launchpad. Cosa mi ha dato Unibo Launchpad? Mi ha dato tutto un mondo nuovo rispetto all'attività di ricerca tradizionale, scoprendo nuove prospettive che all'interno di un ufficio non avrei mai potuto scoprire. Mi ha dato la possibilità di confrontarmi con realtà completamente differenti, modelli che mi consentono di sviluppare la mia idea in termini economici, di creare quindi un valore. Cosa mi ha dato poi? Mi ha dato anche dal punto di vista umano tanto, perché mi ha dato la possibilità di potermi confrontare con persone provenienti da ambiti, da background completamente differenti, e non ultimo anche la possibilità di poter incontrare delle persone come me che hanno l'ambizione di poter sviluppare una propria idea per dare un contributo agli altri. Grazie mille. Sono Nicola Baldini, sono professore all'Università di Bologna, insegno ortopedia e dirigo un laboratorio di ricerca all'Istituto Ortopedico Rizzoli. C'è una grande necessità della nostra accademia a uscire da quelle che sono i laboratori, le aule, e a aprirsi al mondo reale, a un'altra parte del mondo reale, quella della, dell'imprenditorialità. È necessario che nella formazione dei nostri dottorandi ci sia questa componente di addestramento all'imprenditorialità. È uno dei possibili percorsi, probabilmente quello più fecondo per consentire una possibilità di occupazione per i nostri giovani. Quindi io ritengo che questa iniziativa del Launchpad sia quanto mai benvenuta, perché per la prima volta apre a questa nuova, a questo nuovo mondo, a questa nuova possibilità. Dovrebbe essere un'attività che entra e permea tutte le, diciamo, le nostre attività di formazione a livello della formazione dottorale e post laurea. Quindi credo che sia un'occasione eccezionale che oggi è stata data, e ritengo che debba diventare un elemento essenziale della formazione. Ho deciso di partecipare alla, a questa iniziativa del Launchpad, appunto, dell'Università di Bologna, per acquisire, diciamo così, quegli elementi di imprenditorialità e di sviluppo di un'idea. Devo dire che è stato un percorso molto interessante questo di circa 10 settimane all'interno del Launchpad, dove abbiamo incontrato un sacco di mentori, tante persone molto competenti e molto esperte che ci hanno sicuramente fornito e dato molti elementi perché possiamo noi nel medio-lungo termine sviluppare e realizzare il nostro sogno imprenditoriale. Sono Luigi Guaretto e mi occupo di strategia, di commercial excellence in aziende farmaceutiche e cliniche di specialità. È stata una bellissima esperienza Launchpad, perché mi ha permesso di offrire un bagaglio di conoscenze che ho lavorato in questi anni e mettere a servizio di giovani imprenditori che hanno brillanti idee ma che mancano magari di conoscenze sia di più commerciali che professionali, in modo tale che possano poi massimizzare la loro idea e renderla fruibile. In particolare è stato molto bello riuscire a vedere come partecipanti nel corso delle settimane, delle poche settimane in cui sono stati coinvolti in questa iniziativa, sono cresciuti, hanno preso come spugna, hanno messo in pratica i vari suggerimenti e sono riuscite poi a presentare in pochi minuti tutta la loro bagaglio di esperienza, ma anche la loro vera idea imprenditoriale, perché alla fine di questo si tratta di trasformare un'idea in qualcosa di valore che sia immediatamente percepibile non soltanto dal cliente finale, ma di chi voglia investire per trasformare un'idea che è un sogno in una realtà.
Siamo il team ExoBeauty, affiancate dal nostro mentor, il dottor Boaretto. Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare al Launchpad, la quale è stata un'esperienza che ci ha arricchite culturalmente, ci ha fornito degli strumenti per realizzare il nostro progetto e abbiamo ricevuto molti contatti e molti stimoli per rendere realizzabile la nostra idea, che inizialmente era solo un foglio di carta. Sono Davide Viaggi, sono docente di Economia Agraria all'Università di Bologna e sono delegato alla ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie. Noi abbiamo avuto alcuni dei nostri ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa e crediamo che sia una cosa molto importante. In dipartimenti come il mio abbiamo un rapporto tra docenti e assegnisti, giovani ricercatori, di 1-2, quindi sono loro che muovono un po' le cose e soprattutto sono quelli che stanno creando una nuova realtà in termini di rapporto con l'industria. Molti lavorano già con l'industria, molti lavorano su progetti internazionali, molti sono quelli che in realtà fanno l'innovazione. Crediamo che sia importante che riescano poi a svilupparla e a portarla al di fuori dell'università. È stata un'esperienza entusiasmante, divertente, una fabbrica di idee, alcune delle quali con delle grosse opportunità di trasformarsi in un business, quindi essenzialmente in una dinamica concreta e reale. Spero di poter vedere i frutti di quanto è partito oggi negli anni a venire. Ciao, io sono Federica. E io sono Simona. Siamo il gruppo Nemo e abbiamo partecipato alla prima edizione dell'Unibo Launchpad e siamo fra i team vincitori di questa prima edizione del programma di accelerazione. E, siamo due ingegneri e del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ci occupiamo di acustica. Noi facciamo ricerca insieme da più o meno 4 anni, avevamo un'idea imprenditoriale ma ancora poco sviluppata dal punto di vista imprenditoriale, quindi molto specifica dal punto di vista della ricerca ma poco dal lato imprenditoriale. E ci mancavano tutti quegli strumenti che passano dall'ideazione di un qualcosa alla sua realizzazione concreta, a partire dalla creazione di un valore, la creazione dell'impresa, rete di marketing, strategie di business, business model, eccetera. E con questo progetto, tramite l'incontro con mentori, le azioni frontali e molti altri tipi di interazione, di networking, eccetera, siamo riusciti ad acquisire questi strumenti e a fare uno step ulteriore nello sviluppo della nostra idea imprenditoriale. E adesso che abbiamo vinto, andiamo in Silicon Valley! Credo sia importante creare dei meccanismi che consentono di portare al di fuori del cassetto della scrivania risultati di ricerche che possono essere di grande valore per l'università ma anche per tutta la collettività. Se sei un giovane ricercatore, nel corso della tua attività di ricerca hai sviluppato delle idee che pensi possono avere un'interessante prospettiva applicativa, se soprattutto sei fortemente motivato a fare un percorso di creazione di impresa sfidante, impegnativo, ma potenzialmente anche molto gratificante, allora probabilmente Unibo Launchpad è il programma che fa per te. Puoi trovare tutti i dettagli di questa iniziativa sul sito www.unibolaunchpad.it.